俺が葬れるのか。Insomma, ai ai ai, ai ai ai, bel finale, bel finale, bella aggiunta, decisamente una bella aggiunta. E ragazzi, questa qua è la scena che hanno saltato, quella che mi dicevate un po' di episodi fa che è stata saltata, probabilmente era un po' velocizzata, cioè è stata un po' velocizzata, però era questa o era un'altra ancora? Non sono, adesso voi magari mi parlerete di tutte le differenze che ci sono state perché da quello che mi avete detto, teoricamente è stata saltata. Cioè, è stata adattata un'intera novel in questo episodio qua, quindi probabilmente qualcosa è stato saltato, però mo' mi direte voi. Quindi, regà, questo è stato l'episodio. Parliamone un attimo. L'episodio, vi posso dire tranquillamente che è stato peggio dello scorso, ma semplicemente perché lo scorso, insomma, era proprio il climax, il momento più figo di tutto Classroom. È stato un bello scontro, anche se hanno cambiato il setting, e mi è piaciuto di più. Questo però è stato bello, non dico tanto quanto, ma è stato bello perché episodi come questi a me piacciono molto. Episodi in cui approfondiscono i personaggi, le relazioni tra gli stessi. Abbiamo visto anche la parte iniziale con Ryuen che se ne voleva andare. Infatti, sinceramente, parlando proprio del personaggio di Ryuen, l'ho un po' rivalutato. In questi ultimi episodi l'ho un po' rivalutato. Mi stava molto sul cazzo durante l'intera stagione. Era un personaggio che per i primi 6 episodi dicevo: Dio che palle, ogni volta che c'è Ryuen, sempre che questi sotterfugi di merda, sempre a cittare il sistema, a rompere i coglioni. Invece qua già si è visto che, come dire, ha probabilmente di più da offrire dell'essere il semplice bullo, il semplice tizio forte che, ma intelligente o quello che è. Quindi spero comunque che il suo passato, il suo personaggio verrà un po' più approfondito andando avanti. Anche il modo in cui lui si voleva prendere la colpa di tutto, voleva ritirarsi per non far ricadere le colpe sui suoi amici. Effettivamente è come un vero leader si dovrebbe comportare, quindi tanto di cappello a Ryuen, non ho niente da dire sul suo personaggio adesso. Cioè, mi sta sempre un po' sul cazzo, però decisamente adesso si è assestato. Anche se Code non è il top, c'è da dire che fa parlare molto, soprattutto grazie ai fan della novel. Ma allora, non è il top, dipende tu cosa intendi da top. Ovviamente non è un anime da 9, secondo me, Classroom of the Elite, è tranquillamente un anime da 8. Però sai cosa? Questi qua sono proprio gli anime che piacciono a me, perché fanno parlare di sé, ma non solo. Molte volte fanno parlare di sé semplicemente perché tutti si bagnano per il protagonista, ed è una cosa che non apprezzo molto, però fanno parlare di sé perché effettivamente sono anime sui quali devi ragionare, cioè sono anime nei quali ogni personaggio ha il suo ruolo, ogni personaggio fa una cosa, è un meccanismo di un ingranaggio proprio. Sì, un ingranaggio di un meccanismo più complesso. Quindi è interessante vedere come le situazioni si evolvono, cosa vogliono fare appunto tutti i PG, come si comportano i tranelli, le cose. È bello per questo motivo. Addirittura, cioè, Ryuen non solo vuole diplomarsi, insomma, vuole far diventare la sua classe la migliore, che poi la sua classe è la classe B, sì. Però vuole anche far diplomare e far passare con il massimo dei punti tutti i suoi compagni di classe. E allora cambio decisamente idea su Ryuen. Cioè, è semplicemente un bastardo, ma perché lui vuole vincere a tutti i costi. Cioè, la definizione di il fine giustifica i mezzi. Il mio fine è quello di vincere, è quello di arrivare al top. E essendo io un leader, farò la stessa cosa con tutti quelli che mi seguiranno. Però per fare ciò mi comporto di merda. Per fare ciò bullizzo. Possiamo dire anche che torturo le persone, però lo fa per. Sì, no, è decisamente interessante. Ryuen nel cellulare ha un piano per far salire con i punti tutta la sua classe, che scopre i buchi dopo che gli dà il cellulare. Questo fa capire che ci tiene. E infatti, no, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Secondo me a livello emozionale è inferiore, ma a livello di contenuti è assurdo. Ci introducono meglio Ryuen, ci preavvisano dell'esplosione di Kushida, ci sfanculizzano Sato e soprattutto introducono la battaglia con la tizia dei capelli bianchi. No, ma è vero, cioè questo episodio non è assolutamente da sottovalutare. Io continuo a pensare che lo scorso sia meglio, ma semplicemente perché, ripeto, è il culmine della stagione. Però anche questo episodio è stato molto utile, c'è stata proprio molta carne al fuoco. Anche per quanto riguarda la questione di Ayano Koji, secondo voi perché ha deciso di tenere Ryuen? Quale può essere il motivo? Per cosa vuole usarlo? Per la cosa che ha detto dopo? Vuole usare Ryuen per far espellere Kushida? Per farsi aiutare a far espellere Kushida? Per questo l'ha salvato? Attualmente è l'unica cosa che mi viene in mente. Di certo, ovviamente, avere una pedina come Ryuen fa comodo a chiunque, perché è un personaggio carismatico, leader, insomma, è il leader di un'intera classe, quindi avere alle tue dipendenze, o comunque avere come amico una persona del genere, piuttosto che come nemico, o peggio, o meglio, piuttosto che farlo espellere, è di certo una cosa positiva per Ayano Koji. Penso che sia per questo che Ayano Koji l'ha voluto tenere. Per Kushida. Infatti, per Kushida, secondo me. Per Kushida. Poi,
Poi, andando avanti, cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto l'appuntamento con Sato. Allora, sono contento che la situazione si sia risolta con Sato, perché era ovvio che non poteva andare avanti per molto tempo. Però, sinceramente, non mi è piaciuto molto il modo in cui si è comportato Yanogogi. Cioè, capisco che a lui non frega un cazzo di ste cose, capisco che non ha mai provato questi sentimenti, perché nella White Room gli avranno fatto il lavaggio del cervello e quindi ormai è un robot. Però potrebbe quantomeno fingere. Potrebbe quantomeno fingere di provare qualcosa anche per essere un po' più credibile. Quindi, per quanto mi riguarda, l'appuntamento con tutti loro è stato un po' ridicolo, perché letteralmente Yanogogi è sempre stato con questa faccia qui tutto il tempo. Tutto il tempo, quando sono andati al cinema, quando sono andati a fare shopping, quando sono andati al bar, sempre con questa faccia qua. Cioè, non lo so, è un po' ridicolo, quindi, non mi è piaciuta molto la cosa dell'appuntamento. Secondo me si potrebbe impegnare un po' di più per far finta, anche per risultare un po' più, come dire, accettabile, un po' meno strano. Perché capisco che, cioè in realtà non capisco, sarò sincero, perché tutte queste ragazze gli vanno così tanto dietro, perché a discapito del fatto che lui è magari bello a vedersi, è ovviamente bravo negli sport, è bello a vedersi, però è un personaggio cupo, è un personaggio schivo, un po' anche inquietante, non sorride mai, parla poco, e non va bene a scuola. Di solito in Giappone alle ragazze piacciono i ragazzi che vanno molto bene a scuola, lui non va bene a scuola, lui è nella media, perché volutamente vuole stare nella media, però cioè, capite che agli occhi delle ragazze, non lo so, mi risulta strano che abbia così tanto successo, sinceramente. Però vabbè, è il protagonista, quindi è giusto così. Secondo me dovrebbe migliorare un po' questa sua attitudine nell'essere un robot, e dovrebbe forse provarci un po' di più. Non sapessi il background e tutto quanto, mi darebbe proprio l'impressione di quel ragazzino che in futuro diventerà un serial killer. Cioè, è proprio strano, non mi piace proprio. Però vabbè, nel senso, la dichiarazione con Sato è stata sad. Nel senso, poteva secondo me provare a rispondere meglio. Semplicemente, in realtà ci ha provato a non farla del tutto rimanere male, perché gli ha detto: guarda, mi dispiace, non provo sentimenti per te, ma non solo non li provo con te, non li ho mai provati fino ad ora. Cioè, non mi è mai capitato di provare questi sentimenti, non penso di essere pronto per una relazione. Quindi in realtà possiamo dire che almeno a parole ci ha provato. Con il linguaggio del corpo non molto, però a parole ha provato a rendere questa situazione un po' meno pesante per Sato. Poi torniamo indietro un attimo alla questione di Orikita. Allora, Orikita, ma come mai ha questo rapporto col fratello? Cioè, sinceramente non ricordo di preciso nella prima stagione come ci eravamo lasciati tra lei e il fratello. Mi ricordo che c'era un punto in cui il fratello stava tipo per picchiarla, la sbattuta al muro, gli stava per tirare un gancio in faccia. Però, e a Yanogogi mi pare che sia intervenuto, però non so bene il motivo. Cioè, al fratello comunque sembra che importi di Orikita. Forse la tratta in questo modo perché vuole spronarla a fare meglio, perché vuole spronarla a essere migliore. Però, cioè, parliamoci chiaro, il fatto che non abbia il suo numero di telefono. Cazzo, siete fratelli. Siete fratelli e non riuscite a parlare tra di voi, né di persona né al telefono. Cioè, ma questi qua, ma cazzo, cioè, devono usare Yanogogi per parlare tra di loro, ma di che stiamo parlando? Poi mi è piaciuta anche la parte in cui si incontra con Ryuen. Interessante la parte in cui si chiariscono. Sono, diciamo, convinto che potrebbero diventare due alleati, due personaggi interessanti insieme. Non dico proprio amici, però potrebbe essere figo il loro rapporto. L'unica cosa che non mi chiarisco del tutto è perché Yanogogi dice a Ryuen: ti sei arreso ben consapevole delle conseguenze, ma se fossi stato da solo avresti potuto continuare. Ti ammiro per questo. Perché gli ha detto questa cosa? In che senso avrebbe potuto continuare? Porca puttana, l'ha tramortito, l'ha quasi ammazzato. Orikita ha un buon potenziale, ma continua ad andare indietro a lui quando dovrebbe anche fare meglio. Dici continua ad andare dietro ad Yanogogi o al fratello? Nella novel Ryuen si risveglia e non continua a combattere. Ah, non l'avevo visto. Cioè, non l'avevo visto, non lo sapevo, non me l'avevate detto. Cioè, nella novel si risveglia e decide di andarsene, quindi hanno saltato questa cosa. Ma tu hai capito che ora la classe D è diventata la classe C? Assolutamente no. Non l'avevo minimamente capito. Quando l'hanno detta questa cosa? Mi ero totalmente perso il fatto che la classe D è diventata la classe C. E, regà, Kay. Kay che gli devi dire? Best waifu. Dopo faremo anche la tier list dei personaggi, ma Kay best waifu indiscussa. Cioè, in questa stagione, regà, è stata proprio solo Kay. A livello di ragazze, Kay, dall'inizio alla fine. E se l'è meritato, secondo me, se l'è meritato. Cioè, da una parte mi dà fastidio il fatto che venga usata in questo modo. Cioè, che lei dica: sono consapevole del fatto di essere una pedina, ma mi sta bene così. Cioè, non prova a puntare un po' più in alto, a avere un po' più di considerazione di sé. Però, vabbè, nel senso, è comunque molto carina, mi piace tantissimo, sia di design sia di carattere. E abbiamo anche una bella illustrazione per Kay. Questa qua, queste due.
Abbiamo questa illustrazione proprio dal... non so se dall'autore o da chi per lui, bellissima. Dai, guardate, cioè sono perfetti insieme. Sono palesemente perfetti. Non... Li shipperò fino alla morte. E abbiamo anche quest'altra illustrazione sempre di Kay. Molto bella pure questa. Che gli devi dire? È la migliore. È la migliore proprio. E quindi niente, per quanto riguarda il finale, abbiamo detto, bellissima la parte con Kay. Sono contento anche del fatto che mi avete detto che Kay è l'unica che sta riuscendo a far smuovere qualcosa dentro ad Ayano Koji. Cioè già il fatto che la chiama per nome, già il fatto che tra di sé sta pensando forse potrei riuscire a cambiare, forse potrei fare il salto successivo al me stesso del passato, quello che stava nelle White Room. E effettivamente queste cose le sta pensando adesso che sta con Kay, quindi secondo me sotto sotto qualcosina c'è. Sotto sotto qualcosina c'è, ci spero. E il finale, regà, l'arrivo di Arisu, che a quanto pare sarà il prossimo villain. Cioè, il prossimo rivale, non tanto villain. Se possiamo dire che questa seconda stagione è stata incentrata su Ryuen, e che la prima stagione... Su che cazzo è stata incentrata la prima stagione? Sul fratello di Orikita? Su Kushida? Non ricordo, però... Insomma, seconda stagione su Ryuen. Mi verrebbe da dire che la terza stagione sarà incentrata su di lei? Sarà incentrata su Arisu? Forse? Che mi piace, devo dire. Cioè, Arisu, il fatto che sappia delle White Room lo rende un personaggio molto interessante. Ok che, alla fine, suo padre lavorava per il padre di Ayano Koji, quindi sapeva... Il padre sapeva delle White Room, lei l'avrà saputo grazie al padre. Però... quello di seppellire il grande genio artificiale, cioè gli ha proprio fatto una dichiarazione di guerra, praticamente. Io ti seppellirò. Ayano Koji, giustamente, di tutta risposta, dice... il miglior esemplare della White Room... Madonna, che fierezza, Ayano Koji. Quindi tu pensi di potermi seppellire? Sì. Mi sa proprio di sì, Tanta roba, Arisu. No, ma infatti è stato proprio il modo migliore per far finire questo episodio. Per metterti un po' di hype, cioè per metterti hype per la terza stagione. Quindi questo, regà, è tutto quello che ho da dirvi su questo episodio. Arisu sarà, penso, il prossimo rivale. Non sappiamo niente di lei, ma questo fatto che sappia cosa sono le White Room lo rende un personaggio molto interessante, meglio di Ryuen. Penso che abbia più potenzialità di Ryuen, perché alla fine Ryuen non sapeva né chi era il burattinaio e né giustamente sapeva niente di Ayano Koji. Quindi diciamo che Ayano Koji in questa stagione l'ha proprio preso in contropiede. Cioè si è presentato, Ryuen non sapeva chi era, mentre in questo caso Arisu sa tutto di lui. Cioè Arisu probabilmente sa tutto di Ayano Koji, quindi partono allo stesso livello. Allo stesso livello di conoscenza, allo stesso livello di esperienza, diciamo. Allora, sono indeciso, ma vi confermo senza dubbi un 8. Senza dubbi un 8, ma forse pure un 8,25, assolutamente. 8,25. Ci può stare. Un 8,25 per premiare comunque questa stagione che mi è piaciuta a discapito di quello che pensavo. E quando usciranno i Blu-ray di Classroom of the Elite, che già sono stati annunciati e che usciranno, vabbè, lo vedete a schermo quando usciranno, hanno detto che cercheranno di correggere... la maggior parte degli errori che ci sono stati. Il fatto è che a noi purtroppo importa di questa cosa qua? Probabilmente no, perché uno, cambieranno ovviamente solamente la parte tecnica, quindi miglioreranno probabilmente solamente la parte dei disegni e delle animazioni. Non vi aspettate che mettono la scena del tetto, non vi aspettate che mettono quella scena là o anche altre cose. Però non ci interessa, perché dubito che la vedremo. Cioè dubito che Crunchyroll farà il cambio con la versione migliore. Quindi solamente i giapponesi potranno gioire di questa cosa. Poi, per carità, non so se magari Crunchyroll farà mosse di questo tipo, ma insomma, di certo proveranno a migliorare la qualità degli episodi e è una cosa positiva, possiamo dire. È una cosa che fanno spesso, comunque, con stagioni che hanno avuto problemi, anche con Attack on Titan. Studio Mappa l'ha fatto quando è uscito il Blu-ray, quindi è una cosa normale, però penso che comunque possa essere, si possa considerare una notizia interessante. Ma incazzato nero! Quanto cazzo hanno speedrunnato in quest'ultima puntata? Bah, in realtà no, cioè, forse se voi avete... Ecco, è vero, adesso. Quali sono state le differenze di questa puntata? Perché a me non mi è sembrato così tanto speedrunnato, sinceramente. Non mi è sembrato un episodio speedrunnato, però magari voi che avete letto la novel me lo potete dire. 8,27, quindi è perfettamente come il mio voto, praticamente. 8,27 voi e 8,25 io. Adesso facciamo la media dei vostri voti, che sarà di sicuro più alta dei miei. 7,9, quindi in realtà anche voi avete dato... Anche voi non siete stati proprio così generosi con gli episodi di Classroom. Va bene. Vediamo un attimo dove l'ho posizionato Classroom per adesso, giusto per capire che voto dargli. Al prequel di Classroom gli avevo dato un 7,5.
Sì, secondo me possiamo tranquillamente salire a... Non a un 7.6, un 7.9 magari. Un quasi 8. Anche se ve l'ho detto che devo sistemare decisamente questa lista. Di certo comunque ho preferito di più Classroom dopo questa seconda stagione che dopo la prima. Andre mi ha detto di mandarti questo, grazie. Ecco, hanno tagliato parti importanti con Manabu e Nagumo. Non te le dico solo perché penso che a sto punto le metteranno nella prossima season. Ok. Però hanno saltato a Yanagoji che incontra i Buki mentre vanno casualmente al cinema, dove lo risfida di nuovo, e a Yanagoji riafferma di essere il maschio alfa. Ah, ok. I Buki, ovviamente intendiamo questa tizia qua, ovviamente. Aspetta, andiamo sui personaggi. Intendiamo lei. Quindi risfida Yanagoji di nuovo. Poiché inizialmente era arrabbiata con Yanagoji perché non gli aveva chiesto come stava. Infatti la medicina è più carina dopo che vedi che Keiji rimane male. Ah, ok, ok. Vabbè, comunque se hanno saltato un volume intero, mezzo volume, quello che è... sì, penso che effettivamente le cose saltate saranno state tante. Di solito per ogni episodio adattano 80 pagine, mentre in questo episodio hanno adattato 180 pagine. Male male. Male male. Anche se, ripeto, io sinceramente non l'ho percepito così tanto, Cioè, non ho percepito questa rushata incredibile che dite voi. Quindi, secondo me, a livello di, ripeto, come l'hanno gestito nell'anime, non è che hanno fatto chissà quale errore. Cioè, mi sembrava gestito bene. Se non avessi saputo da voi che avevano saltato così tante cose, non me lo sarei mai immaginato. Il problema è che non sapendo cosa ti perdi, non te ne accorgi. Vabbè, in realtà non è un problema, in questo caso è buono, perché non mi posso lamentare di cose che non so. Cioè, giudico solamente su quello che vedo. Abbiamo detto che questo volume ha adattato la novel numero 7.5 e l'ha saltata. Cioè, ha adattato, avete detto, 80 pagine su 180. Quindi di questa novel qui sono state saltate 100 pagine, che potrebbero mettere più avanti, però per adesso non lo sappiamo. Essere un episodio rushato è gestito bene il rush per questioni di tempistica è inevitabile. No, ma infatti. Però peccato che hanno saltato così tante cose. Comunque, bellissima copertina. Non vedo l'ora, ripeto, che esca in Italia. Me la comprerò assolutamente le novel. Due personaggi che non so manco chi cazzo siano, saranno le amiche di Sato. Poi abbiamo Sakura e Haruka, non si sono proprio viste, manco col binocolo, non si sono... Nagumo è il nuovo... il nuovo presidente. Ok, è il prossimo presidente, non me lo ricordavo proprio. Ok. Poi abbiamo... Dai, guardate che bella pure questa illustrazione con loro due in mezzo alla neve. Vabbè, qua in realtà l'altra illustrazione. Ah, qua quando gli chiede, come dire, gli chiede consigli su come conquistare Yanagoji sull'appuntamento. Ah, ma c'era anche i Buki, quindi. Cioè, c'era anche lei durante l'appuntamento. È vero, perché mi avete detto che l'ha incontrata per caso al cinema. Carina pure questa, carina. Con Yanagoji sempre con la sua solita faccia tombale, sempre, però. Io e Yanagoji al cinema. Questa qua è la parte del cinema, ok. Caruccio. Quindi l'hanno saltata. Ryuen sulla panchina. Vabbè, Ryuen comunque è un figaccione, eh. Cioè, tutto gli possiamo dire, bastardo, torturatore, misogino, quel che cazzo vi pare, però c'ha stile. Ryuen c'ha proprio stile. Avrei apprezzato uno shot del genere pure nell'anime. Molto figo. Vedi qua, prima Ryuen, poi Yanagoji. Sì, dai, ho il feeling che potrebbero andare d'accordo, che potrebbero fare cose belle insieme. Poi andiamo avanti. Ma questa qua è sempre la light novel 7.5, sì? Orikita e Kushida? Boh, non so. Carina, ma... Boh. Anche Sakura. Ma anche Sakura, in che senso? Ma quando è arrivata? Cioè, gli ha... Ma... Boh. Vabbè. Non si è proprio vista. Loro due che giustamente... Ma guarda che carina pure che hai sopra. Che hai Angioletto che spara la freccia da Yanagoji. No, le illustrazioni, ragazzi, sono god tier. Le illustrazioni della novel sono proprio god tier. Bella. Bellissima. No, missato il colpo. Vabbè, dai, ma che figata. Guardate che carine queste illustrazioni qua. Che facci lecca con Sato. Poi però il colpo torna indietro e va a finire proprio su di lei. Hanno tagliato di brutto. Ho capito, raga, ma io non l'ho... Cioè, sti cazzi, posso dirvi... Cioè,
Che possiamo fare? Che devo dare un brutto voto perché hanno tagliato? Una volta che l'abbiamo capito che hanno tagliato, purtroppo ne prendiamo la consapevolezza, però alla fine l'episodio ci stava. Cioè, per me che non l'ho visto la novel, era molto carino come episodio. Però sì, peccato che hanno tagliato. Ah, eccola infatti, l'illustrazione della roba, della novel. Ah, ma quindi, aspettate, non è stato l'incontro con Arisu? Non è stato nel 7 e mezzo? Nella novel 7 e mezzo? Perché se non c'è l'illustrazione vorrà dire che questa cosa è avvenuta prima. Ah, è stata nel volume 5. Quindi l'incontro con Arisu l'hanno spostato dal volume 5 a questa novel qua. Ok, ok. Ma in realtà vi dirò, secondo me così va, così è pure meglio. Cioè, secondo me così è decisamente meglio. Perché se l'avessero messa nel volume 5, quasi un po' dispostava l'attenzione dal problema di Ryuan. Secondo me tirava in ballo un po' troppe cose. Avendola messa invece adesso, considerando, vabbè, che avranno tagliato di sicuro delle cose, però avendo messo invece adesso l'incontro con Arisu, è come se ti dicessero, guarda, è finita la parte di Ryuan, adesso inizia quella con Arisu. Cioè, adesso iniziano altri problemi, adesso inizia un nuovo scontro. Quindi penso di preferire decisamente che l'abbiano messa alla fine di questa seconda stagione piuttosto che in quel punto là. Cioè, a livello proprio di scelta di come gestire proprio l'anime, di come mettere hype e tutto quanto, così è stato molto meglio. Di questa stagione qua, raga, alla fine vi posso semplicemente dire che mi ha deluso molto il festival sportivo. L'arco narrativo del festival sportivo è stato... non mi è piaciuto proprio per niente. Però per il resto è stata tutta bella. L'arco della nave è stato bello, l'arco del paper shuffle è stato bello, e l'arco finale del rapimento di Kay è stato bello anche questo. Quindi, diciamo, su 4 archi narrativi ne hanno cannato uno, però gli altri 3 sono stati molto fighi. Abbiamo anche avuto il passato di Kushida, cioè ci sono state proprio delle cose fighe in sta stagione, quindi tanto di cappello, mi è piaciuta. Quindi questa cosa l'abbiamo detta, quell'altra cosa l'abbiamo detta, ora, quando uscirà la terza stagione? Che è già stata annunciata, vi ricordo questa cosa. Allora, la terza stagione è stata annunciata per il 2023, non sappiamo quando però. E... raga... what? Most popular winter? No, mica gennaio, no. Comunque, dato che ancora non si sa quando uscirà, sappiamo solamente che uscirà nel 2023, vi posso dire, a gennaio no, per due motivi. Uno, è troppo presto, non avrebbe senso, perderebbero tutto l'hype che si è generato dalla fine di questa stagione, quindi scordatevi gennaio, non uscirà a gennaio, la vedo, è impossibile, dai, non sarebbe ridicolo. Io spererei autunno, prossimo, tra un anno. Quindi a ottobre dell'anno prossimo. Ma per il semplice fatto che voglio che si prendano il più tempo possibile. Cioè voglio che a sto giro Studio Lerch si prenda il più tempo possibile per fare questa cazzo di stagione. E per non rifilarci episodi subappaltati, disegni di merda, animazioni del cazzo. O addirittura cambiamenti del setting delle scene. Che è stata la cosa del tetto, regà, mi sta qua proprio. Ancora non mi è scesa, è proprio fastidiosa la cosa del tetto. Quindi sì. Io spero autunno 2023 solo per questo motivo. Se vi dovessi dire la cosa più probabile, in realtà potrebbe uscire tranquillamente durante l'estate. Cioè sì, secondo me estate o autunno. Quindi o luglio del 2023 o ottobre del 2023. Secondo me sono le cose più plausibili. Anche aprile, la stagione primaverile, è troppo presto secondo me. Aprile 2023 è un po' troppo presto. Quindi o faranno come per questa stagione, ovvero a luglio, o faranno ottobre, spero ottobre. Alla prima ha adattato 3 volumi, più qualcosa del 4 e mezzo. La seconda ha adattato 5 volumi. Quindi possiamo dire che ci possiamo aspettare una terza stagione come questa, a livello di cose saltate. E a livello di cose saltate ci possiamo aspettare una stessa stagione come quella che abbiamo appena avuto.